tutti hanno un desiderio molto forte di andare in vacanza. Dopo un periodo di cattività come quello dei mesi scorsi, ma anche il desiderio di essere sicuri in quella vacanza è forte. Io credo che si possa trovare una conciliazione tra il bisogno di rilanciare un settore strategico come quello del turismo in questo paese e il desiderio di sicurezza delle persone in questa fase. Lo sportello SOS Turista di Federconsumatori in questi mesi ha ricevuto davvero una quantità incredibile di richieste di consulenza. La maggior parte delle richieste è relativa alle vacanze estive. Oggi le persone ci chiedono intanto se partiranno, se la vacanza che hanno acquistato in un'altra regione nel mese di giugno, luglio, agosto potrà davvero essere effettuata. Ancora non è chiaro se questo potrà avvenire, ma ci sono anche altre richieste. Come posso essere certa che saranno garantite le regole di sicurezza? Ovviamente rispondiamo che non lo possiamo sapere, ma allo stesso tempo stiamo insistendo in tutti i luoghi perché queste garanzie siano davvero alte. Ad esempio, rispetto agli alberghi, chiediamo che venga fornito al cliente, al momento della prenotazione, una attenta distinta delle regole che vengono applicate in quella struttura. Chiediamo anche che venga illustrata al cliente la situazione del territorio. Possiamo dire che sta crescendo la modalità di affitto di appartamenti, di case per il periodo estivo, mentre le tensioni sono davvero forti rispetto alle prenotazioni alberghiere, in particolare per i villaggi turistici e per le crociere. Il nostro sportello SOS Turista ha seguito molte centinaia di casi di persone impossibilitate alla partenza. Il governo ha previsto un voucher spendibile entro un anno dalla prestazione prenotata. Come Federconsumatori abbiamo detto che il voucher non è sempre una risposta corretta. Ci sono delle modalità dove doveva essere anche previsto il rimborso. Soprattutto non convincono i tempi. Un anno è poco in una condizione di incertezza come quella di oggi. Si annunciano vacanze più sobrie, più vicine a casa. In questo senso credo che vicino a casa nostra ci sia un luogo adatto, è l'Appennino di Modena. I segnali di crescita delle richieste di turismo in Appennino ci sono tutti, è una buona notizia. Per quello che riguarda i corsi, le attività e le visite, noi abbiamo già deciso come comitato di rinviarle tutte all'autunno. Stiamo chiamando i nostri corsisti e chi ha prenotato le visite appunto per ridare indietro una parte delle quote. Stiamo in questa fase lavorando sul programma che partirà appunto in ottobre, un programma che andrà adeguato alle regole che ci dirà di seguire questa pandemia che è in atto. Vogliamo che chi partecipa ai nostri corsi, chi partecipa alle nostre attività, si senta sicuro. Sì, quando noi abbiamo chiuso siamo riusciti a fare qualche corso online, soprattutto di lingue. Oltre ai corsi di lingue abbiamo fatto anche corsi di acquerello. Cercheremo di costruire insieme una piccola mostra virtuale. Noi abbiamo un gruppo di docenti che sentono un'associazione, una parte anche integrante insomma del loro lavoro e della loro attività. Soprattutto merito a loro che abbiamo potuto mantenere il rapporto appunto con i nostri associati. Tuttora lo stiamo facendo, è una cosa molto bella, è riuscita, perché era anche un modo per tenerci ancora, diciamo, sì, insieme. Poi si è fatto non il classico corso che si fa qui all'università, abbiamo fatto altre cose che forse per loro erano anche più interessanti, non so, book review, cioè parlarti di un libro che vi piace, un film, la canzone, cose del genere. E loro, l'altro giorno abbiamo fatto per esempio ricette per non perdere quello che avevano imparato fino adesso.